Buongiorno a tutte. Allora, sembra che l'argomento di ieri abbia suscitato molte domande e io ne sono felice. Quella che mi avete posto di più è stata riguardo le sopracciglia, vale a dire capire veramente bene come disegnarle, quali sono le regole, quindi il tutorial di oggi è focalizzato proprio sul disegno delle sopracciglia, su come calcolare bene il tutto, quindi approfondiamo quello della volta precedente, ma partiamo proprio dall'ABC, quindi da come si depilano. Allora, il primo step è quello di capire come depilarle per bene. Per la mia esperienza, la cosa migliore è prendere pinzette che abbiano la punta in diagonale. Ce ne sono sia a punta, ma rischiate di farvi male. Quelle servono soltanto quando c'è qualche pelo che sta sotto, ma se devo fare un acquisto, fatelo in diagonale. Oppure quelle rotonde, stesso discorso, è meno semplice prenderle. Come si va a estirpare il pelo? Allora, fate attenzione che venga tolto proprio dal bulbo, perché se lo andate a spezzare rinforzate la sopracciglia e va estratto in un determinato verso, vale a dire nel verso del pelo. Quando io andrò a togliere il pelo, dovrò mettere la pinzetta in questo verso e togliere in questo modo. Non fate mai né così né peggio al contrario, se no a volte vi trovate il pelo che cresce per storto. E prima di depilarle cercate sempre di pettinarle. Potete, allora, o ci sono i pennellini appositi, oppure potete, come in questo caso, questo è un monouso che io utilizzo quando trucco per i mascara, ma potete tranquillamente prendere lo scovolino di un mascara che avete terminato, tagliarlo, lavarlo e utilizzarlo per questo scopo. Allora, quando le vado a pettinare, mi renderò conto della forma. Molte di noi hanno, vedete, io qui ho una vertigine, a me qui il pelo cresce in questo senso, qui invece va nell'altro. Quello che dovrete andare a fare è rendere il più simile possibile. Siccome durante il giorno vi sarà capitato, soprattutto alle ricce, di toccarsi e di avere tutte quante le ciglia fuori, una cosa molto importante è tagliare le sopracciglia, ma fate attenzione. Allora, in quale modo? Prendo il mio scovolino, pettino. Quello che uscirà al di sopra lo posso tagliare, vi faccio vedere come, ad esempio partendo da qui. Vedete, tiro su, questi peli sono in eccesso. Allora, forbicina, tirate il pelo in alto e vi fermate con lo scovolino un po' più su, vedete la forma. Dopodiché andrò a fare questo. Quindi mi sono abbastanza corti perché li taglio spesso. Vedete, faccio questo e taglio qui sopra. Questa cosa anche perché vi sarà capitato di vedervi le sopracciglia molto cariche, soprattutto a chi è biondo, chi è più chiaro di capelli, si vede le sopracciglia scure. Questo perché c'è troppo pelo. Tagliare le sopracciglia vi farà anche gioco nel momento in cui andrete a colorarle e a disegnarle, perché sarà più semplice la stesura. La stessa cosa la potete andare a fare verso il basso, quindi pettinate in giù, vedete, io ce ne sono alcune che sono proprio viziate in alto. Ci sono delle persone che invece hanno le vertigini verso il basso. Fate questo in giù, mettete e quello che esce lo tagliate. Ogni passaggio però ripettinatele perché non dovete perdere di vista la forma. Fatto questo discorso del taglio, appunto, potete andare a farvi male. Vale a dire, perché dico farmi male? Perché le sopracciglia so che è un fastidio toglierle, però è veramente uno dei punti focali del make-up. Uno, perché vi fa da cornice al viso. Secondo, perché come abbiamo visto anche ieri, in questo momento saranno fondamentali. E una buona sopracciglia diregola anche il viso. Voi immaginate, se io togliessi queste parti, cioè ci sono persone che vedo che allargano troppo la radice del naso. Se voi togliete questa parte davanti, otticamente quest'area si allarga molto, quindi il mio viso sembrerà molto più largo. Se io le sopracciglia tendo ad andare verso il basso, il viso mi si squadra ancora di più, come vedo delle persone che hanno l'angolo troppo alto, vi sembrerà sempre un viso molto accigliato. Quindi la sopracciglia deve avere delle proporzioni. Oggi rivediamo in parte quello che abbiamo visto l'altra volta, ma ve lo spiego molto più nel dettaglio. Quindi chi ha seguito il tutorial sa che noi sappiamo qual è il punto di partenza, di arrivo e di fine della sopracciglia con l'ausilio di una retta. Questa misurazione ci servirà per andare a disegnare le sopracciglia a livello di step, ma dobbiamo capire anche come farla larga, come fare gli angoli, e oggi vediamo proprio quello. Allora, intanto partiamo da capire con cosa si vanno a disegnare le sopracciglia.
Allora, potete avere, come vi ho fatto vedere l'altra volta, le penne da sopracciglia. Potete avere i kit di ombretti per sopracciglia. Ad esempio, questo qui di Make Up For Ever ha i colori, ha il punto luce e anche il gel per pettinarle. Ma non lo amo particolarmente, non amo le consistenze in crema. Ci sono degli effetti tattoo, ad esempio questo qui è di Maybelline, è Tattoo Brow, proprio rimane molto molto più tatuaggio proprio, e ha, se si vedono, proprio i peletti disegnati, carino, ma fino a un certo punto. Questa penna che vi stavo facendo vedere prima invece ha la punta, e da quest'altra parte c'è lo sfumino per creare l'ombra sotto. Ci sono poi le classiche matite. Io, non usando le matite per sopracciglia, come vi ho già detto, utilizzo altri strumenti. Io qui ora non ce li ho, ce l'ho in studio. Oggi ve lo faccio vedere col disegno della misurazione, che poi tanto andrà cancellato, con una marrone per le labbra. Quindi non lo fate con la marrone per le labbra, è soltanto perché oggi qui non ce l'ho e uso questo per mostrarvelo. Gli altri strumenti per disegnarle sono gli eyeliner in crema, quindi del colore che scegliete, applicabili col pennellino e sfumabili. Ultima cosa, se proprio non l'avete, potete utilizzare anche degli ombretti, appunto come quel kit di Make Up For Ever fatto apposta, ma potreste usare anche degli ombretti che avete nella palette. Il problema delle polveri però è che si disperdono, la sopracciglia è bella quando è pulita. Quindi io vi faccio vedere qual è la misurazione, il tipo di stesura migliore. Vi farò vedere anche delle tecniche, diversi step, quindi la cosa più semplice non la cosa più complicata. Poi potete adattare voi quello che volete. Capiamo da dove parte la sopracciglia, con una retta che parte dal naso, arriva all'inizio dell'occhio e arriva fino su. Non lo fate con la matita labbra, io ve lo faccio vedere. Dovrà partire appunto qua. So che dovrò fare l'angolo naso iride e dovrò fare questo. E terminerà naso, fine dell'occhio, qui. Quindi in questo modo voi vi potete disegnare i punti. Per questo l'ho fatto con la matita labbra, che poi ovviamente lo andrò a togliere, non rimarrà così. Allora, lo spessore della sopracciglia, una cosa non vi ho detto prima, anche i peletti qui sopra, la peluria no, ma se avete dei peletti, anche quelli vanno tolti. E vi prego, non li togliete con la ceretta, perché poi a lungo andare comunque la ceretta, a parte che l'occhio, un pochettino la muscolatura dell'occhio a lungo andare si può appesantire, ma non è mai sicuro che andate a prendere i peletti precisi. Un aiuto fondamentale per questa cosa è il mio amico specchietto che ingrandisce, perché anche io comincio a non vederci benissimo, ma comunque il peletto che cresce da vicino non ce lo uscite con le luci. Ma la cosa fondamentale, vedete, questo qui ad esempio c'ha le ventose, ne vendono anche su D-Mail, su Amazon li trovate. Vi mettete di fronte a una fonte di luce, mettete la pinzetta in questo verso e cominciate a togliere facendo dei piccoli movimenti. Dovete fare questo e tirarlo via. Apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo. Quando arrivo qui, il pelo in questo caso qui mi cresce in questo verso, quindi inclino un pochino la pinzetta e proseguo in questo verso. Arrivo proprio fino qua sotto. A volte vedo delle sopracciglia che sono qua c'hanno un pallino e poi partono. No, quando dovete depilare dovete arrivare proprio fino qui sotto, perché la sopracciglia va tutta quanta modulata. Allora, da qui andiamo a disegnarle. La prima cosa, molto grossolana, appunto per vedere la grandezza, ed è sempre la base del disegno, e poi questa andrà cancellata, è per farvi capire dove poi andare a togliere o meno, se ancora avete pelo e non capite. Faccio questo e traccerò una riga all'altezza del pelo. Ci siete? Quindi lì è la parte superiore che dovrò andare a bordare. La stessa riga però la devo andare a riproporre anche sotto. Quindi io dovrò unire questo punto e questo punto senza scatti, ma neanche troppo inclinazione. Cioè la sopracciglia nella prima parte, vedete qui ad esempio, ce l'ho più sottile. Eccolo, il riempitivo sarà di questa, perché nella prima parte rimane un pochino più grande. Qui non potrà fare questa scala, cioè questo scalino netto, neanche potrà scendere così, quindi dovrò modulare la fine.
Allora, prendo sempre il mio pennello, unisco sempre, facciamo gioco dei puntini, unisco questo qua giù e vedete che si crea questo stacco grandissimo. Quindi io dovrò unire questo e questo, ma in maniera morbida, sempre con uno spessore. E vado a togliere però l'angolo troppo arcigno, perché se lo avessi, vedete, se io faccio questo rimane troppo rigido. Per questo vi dico che questo disegno poi va tolto, vi serve soltanto a capire, allora, se fosse stata la prima volta che mi stavo depilando, avessi avuto dei peli qui sotto, sapevo che potevo andarli a togliere. Se invece fossero stati in quest'area, non li dovevo andare a togliere. Fatto questo, quindi tolgo, era per farvi capire la proporzione di come andarla a depilare. Lascio asciugare, parto di qua che ve lo faccio vedere meglio. Allora potete utilizzare, io oggi utilizzo il cake. Lo potete passare o con un pennellino a punta, quindi eyeliner, o con un pennellino tagliato. Prendo un po' di prodotto. La setta del pennello deve essere stretta, non si deve aprire. E fate aderire bene il prodotto sulle setole. Io comincio sempre a riempire la sopracciglia da dove, mai dall'inizio e mai dalla fine, ma da dove c'è più pelo. Quindi, ricordandoci il discorso che era stato fatto di qua, è come se io adesso, per quello vi dico, non la utilizzo la matita perché io poi vado a riproporlo con l'altro prodotto. Vado a creare questa riga nel verso del pelo. Allora, vedete, il mio pelo qui fa questo, quindi io andrò a riempire con questi movimenti, cioè non vado a fare una sopracciglia pienissima perché ormai non funziona più la sopracciglia a effetto tatuaggio, deve essere una sopracciglia più naturale. Vado a fare questo. Ma lo vado a fare anche sotto. Manca un pezzetto. Quindi in quest'area dovrò andare a ricreare l'ombra dove non c'è il pelo. Inclino il pennello e non vado a fare quell'angolo netto di cui vi parlavo. Lo inclino leggermente. Ogni tanto, se prendete di vista la forma della sopracciglia, riprendete lo scovolino. Fate questo. Pettinate il pelo e vedete in che verso va, così non sbagliate. Io qui controllo qual è il mio verso del pelo, quindi piegherò il pennello e andrò un po' più in giù. Non deve chiudersi troppo, ok? Deve rimanere sempre molto morbida come apertura. Neanche a volte le due sopracciglia, quelle che fanno così, no, cioè vedete proprio come sproporziona l'occhio, deve andare leggermente a chiudere. Quando arrivo nella parte frontale, non andrò mai a fare questo, piegherò un pochino il pennello con dei movimenti molto più delicati in sfumatura a simulare quello che è il pelo. Allora, qui poi, sempre con il mio scovolino, a questo punto, se vi piace un effetto molto definito della sopracciglia, che è bello. Potete andare con il correttore, ma poco perché anche qui vedo delle strisciate, a dare luce e a ripulire quella che è la linea che avete creato. Da qui però andate a sfumare verso fuori, perché sennò si vede proprio una strisciata netta. Stessa cosa la vado a fare qui sotto. Se volete andare a dare un effetto più etereo al disegno, a quel punto potete intervenire con degli ombretti. Vi prendo questa qui e prendo un colore abbastanza delicato. Sempre col pennellino tagliato vado quasi soltanto a tonalizzare il pelo nella parte superiore. Sulla parte di disegno che ho fatto. Non mi dimentico mai di andarla a pettinare ogni tanto. Sia per togliere gli eccessi, sia per non perdere di vista quella che è la forma. Quello che arriva adesso è uno step un po' più difficile, ma per quando sarete molto brave o chi è già alla mano è molto d'effetto. Allora prendo il pennellino, quello d'eyeliner, ed un colore più scuro, in questo caso è un marrone. Lo fate bene diventare a punta, lo potete appunto scaricare sulla mano e andrò a disegnare dei piccoli peletti nelle parti dove mancano le mie ciglia per andare a simulare un effetto tridimensionale. Quindi metterò il pennello in questo verso. Qui io il pelo ce l'ho che fa questo.
L'ultimo step per il fissaggio, li conoscerete tutti quanti, immagino i gel per sopracciglia, ci sono trasparenti, ci sono colorati. Io ad esempio per me non lo utilizzo quasi mai, però se dovessi utilizzarlo utilizzo uno biondo. E in quel caso vado a pettinare. Ora sono struccata, ma guardate l'effetto sopracciglia, fondamentalmente anche se mi avvicino, come rimane naturale, delicato, bello, contorno all'occhio, cioè già una bella sopracciglia. Io ho passato mascara stamattina quando sono uscita al volo, definisce. Qui, per quanto uno possa, quando mi vedono struccata, ma c'è una bella sopracciglia. No, perché la sopracciglia corretta dà tutta un'altra forma all'occhio. Vado a farla anche di là. Fatta anche di qua, io per oggi vi ringrazio. Fate vostra la tecnica che vi è piaciuta di più. Se avete qualsiasi dubbio, scrivetemi. Vi ringrazio come sempre e ci vediamo domani.